Misure per i cittadini, per le famiglie, per il lavoro, per i professionisti, per le imprese e per i territori. Quando si parla del decreto fiscale 2018, è di questo che parliamo. Misure utili al paese. Si prevede la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali, lo stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay TV. Si introduce per gli avvocati e altri professionisti l'equo compenso nei rapporti con grandi imprese, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Vengono attuate numerose semplificazioni fiscali per le imprese, stanziati 500 milioni per il fondo per le piccole e medie imprese per il biennio 2017-2018. Inoltre, il decreto fiscale contiene l'ampliamento delle detrazioni per gli affitti degli studenti universitari, nuove assunzioni nel comparto difesa e sicurezza e quindi più poliziotti e carabinieri per le strade. Dà l'ok all'uscita autonoma dei minori di 14 anni dalle scuole, previa autorizzazione dei genitori. Prevede la detraibilità per gli alimenti speciali per i pazienti affetti da patologie nutrizionali. Introduce la regolamentazione della cannabis a fini terapeutici. Infine, il decreto fiscale 2018 sospende gli obblighi fiscali per le aree colpite da recenti terremoti e alluvioni. Blocca gli sgomberi in assenza di una soluzione alternativa nelle aree colpite dal sisma. Prevede il 5 per 1000 per i parchi e le aree protette e investimenti per la manutenzione del territorio. Nuovi fondi sono previsti, inoltre, per la sicurezza dei trasporti e per la continuità territoriale con la Sardegna. Questo è il decreto fiscale 2018. Un provvedimento a difesa dei cittadini e per una crescita equilibrata. Deputati PD, lavoro di gruppo per fatti concreti.